Innanzitutto perché è una medicina che sta andando nella direzione giusta. Fra l'altro anche stamattina abbiamo ribadito che non si può applicare la stessa dose per tutti, perché siamo tutti diversi geneticamente e anche in funzione di altri parametri. Parlerò fra un po' del microbiota intestinale, che forse è la manifestazione forse più chiara di quanto si sia diversi l'uno dall'altro, e di conseguenza anche l'effetto di ciò che assumiamo non è detto che sia lo stesso, anzi in genere è molto diverso da un soggetto all'altro. Quindi la medicina di precisione ha proprio lo scopo di stabilire ciò che è appropriato e adatto anche in termini di dosi per il soggetto che si vuole curare. Dobbiamo dire subito che noi non siamo solo i nostri 23.000 geni, ma noi siamo l'insieme di tutti i geni nostri e dei batteri, anzi noi siamo degli olobionti, cioè siamo l'insieme di tutto ciò che partecipa nel creare questo superorganismo. Il microbiota intestinale è composto da microrganismi commensali che vivono in simbiosi, in perfetta simbiosi col nostro organismo. Senza questi microrganismi, che sono ovviamente nostri amici, non è possibile espletare nella maniera ottimale tutte le nostre funzioni. Parlo del sistema immunitario, parlo dell'attività in termini di tutta la fisiologia, un'attività metabolica, quindi anche ciò che noi assumiamo, ciò che viene estratto dal nostro cibo dipende dal microbiota intestinale, che è diverso, dicevo prima, molto diverso da un soggetto all'altro, tranne una parte, una piccola parte in comune.